Allora, oggi prepariamo un tiramisù in versione alleggerita rispetto al classico, nel senso che non utilizzeremo innanzitutto il mascarpone, che comunque è bello pieno di calorie e fin troppo ricco, e poi non utilizzeremo uova, quindi non ci sarà neppure utilizzo di materie crude come il tuorlo dell'uovo, eccetera, che potrebbe dare dei problemi a chi fosse incinta oppure a bambini intolleranti, eccetera, eccetera. Quindi l'utilizzo della panna, che sembra di per sé un ingrediente particolarmente grasso, in realtà lo alleggerisce perché sostituisce tanto il mascarpone appunto quanto le uova. È un tiramisù un pochino più, diciamo così, moderno, ma mantiene il gusto classico. Allora, ricordiamo come inserire, quando si è da soli, nel sacchetto da pasticceria la panna. Ricordiamo anche che la panna deve essere montata con un recipiente molto freddo per far sì che non perda appunto la consistenza, e in questo caso monteremo una panna piuttosto soda, come vedrete. La panna soda sta, diciamo, bene sul cucchiaio. Così, chiudiamo leggermente il pollice sul cucchiaio, facciamo questo modo, e da soli con una mano occupata per il sacchetto e l'altra per il cucchiaio, riusciamo a riempire e utilizzare un sacchetto da pasticceria. Okay. Facciamo uscire dell'aria, non abbiamo ancora tagliato la punta, mi raccomando, facciamo scendere un po' così, poi taglieremo la punta al momento dell'utilizzo e faremo uscire il resto dell'aria. Adesso preoccupiamoci del tiramisù. La base classica con i savoiardi, in questo caso usiamo i savoiardi sardi, sono più morbidi, serve meno caffè per poterli bagnare e ci permette, diciamo, un miglior taglio anche sul biscotto asciutto. Allora, lo serviremo in un bicchiere di vetro, giusto per far vedere gli strati e rendere una struttura anche più carina alla vista. Rapidamente intingeremo il nostro savoiardo, cercheremo di spingerlo lateralmente il comunque possibile, perché se ben imbevuto non si rompe e resta elastico. In questo caso facciamo il nostro colino. Prendiamo la panna, tagliamo la punta del nostro sacchetto, togliamo tutta l'aria. Okay. E iniziamo a fare gli strati. Il sacchetto ci permette di fare uno strato uniforme. Potremmo anche usare un cucchiaio se non abbiamo un sacchetto. Procediamo. Schiacciamo leggermente per permetterci di fare un altro strato. Terminiamo con dei piccoli sbuffi di panna che ci renderanno più carino il tutto. Ultimo tocco, un classico, cioccolato cacao, non metteremo il cacao. Lo presentiamo con qualche fogliolina di menta su un piatto quadrato.